Matteo Salvini, per la prima volta dal 1993, non si candiderà al Consiglio Comunale di Milano. Come capolista lascerà il posto a un esponente della società civile, che sarà una donna. Per la prima volta dal 1993, quindi, quando entrò a 20 anni a Palazzo Marino a seguito dell'elezione a sindaco del leghista Marco Formentini, l'attuale leader del Carroccio non sarà nella lista della Lega per il Comune di Milano. Io sto lavorando per tutta Italia. Voteranno 1300 comuni, più la Regione Calabria, cercherò di essere ovunque, ovviamente da milanese per me la mia città è nel cuore, nell'anima, nella pelle, nel sangue, nella testa, però se faccio una cosa la voglio fare fino in fondo e siccome nei prossimi giorni sarò a Roma, a Napoli, a Torino, a Bologna, a Trieste, a Reggio Calabria. Stiamo lavorando per una lista fortissima su Milano. Non si candida. No, io darò una mano a Milano, come darò una mano a Roma, come darò una mano in Regione Calabria. Però, ripeto, stiamo lavorando e stamattina abbiamo fatto alcuni incontri a una lista che punta a essere la prima lista in città. Arriveremo al ballottaggio col sindaco Sala e poi ce la giocheremo idea per idea, quartiere per quartiere, e ci saranno, come promesso, come già stiamo facendo a Roma e in tutte le altre città, la metà dei candidati nella lista Lega saranno delle professioni, dell'impresa, del volontariato, della cultura, senza tessere di partito in tasca, e il capolista o la capolista, come a Roma, sarà un esponente della società civile. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle ha scelto il proprio candidato per le prossime amministrative di Milano. Si tratta della manager Laila Pavone, 58enne, amministratrice delegata di Digital Magics. Si occupa di investimenti in start-up innovative ed è consigliera dell'incubatore Italia Startup.